Eccoci qua. Come vi ho promesso, stiamo facendo esperimenti e stiamo cercando di migliorare un po' quello che è il nostro assetto tecnologico per realizzare questi interventi video. Per il momento ho cercato di regolare un po' le luci, sto imparando a guardare in camera senza distrarmi troppo e ho sostituito la poltrona girevole con uno sgabello. Sì, perché l'autofocus tecnologicissimo della mia videocamera mi faceva dei brutti scherzi tutte le volte che mi veniva da girarmi allegramente sulla poltrona da ufficio. Invece lo sgabello sta fermo, mi costringe a stare diritto, sono un po' più basso, ma forse è anche meglio. Ho qui per le mani un braccio. Sì, ho qui per le mani un braccio d'armatura. Perché ho qui per le mani un braccio d'armatura? Perché così mi punge vaghezza, e me lo sentirete dire tante volte che mi punge vaghezza, parlare un po' di questo oggetto, o meglio di quegli oggetti, delle corazze in generale, di come funzionassero, di come venissero realizzate, poco perché non sono un esperto, qualcosa vi posso dire, ma di come venissero usate sul campo di battaglia in combattimento e di conseguenza anche del perché e come scrivo le scene di combattimento. Incominciamo dall'inizio. Questo è una riproduzione di un braccio d'arme, diciamo, di inizio 500. È una riproduzione rievocativa, non ha le pretese di essere una ricostruzione fedele, gli mancano, ad esempio, le imbottiture interne. Sì, perché oltre a realizzare la lamina in acciaio, oltre a renderla articolata e vestibile, oltre eventualmente a temperarla, questo non è nemmeno temperato perché nella realtà non mi deve salvare la vita dalle fucilate, bisognerebbe creare una situazione di impuntura, quindi dei piccoli forellini su tutte le perimetrature delle placche, in modo da poter cucire all'interno un poco di tessuto pesante, di imbottitura, non diciamo morbida, ma quel po' di panno che mi consenta di vestirla senza avere proprio l'acciaio a contatto con ciò che ho sotto. E che comunque sì, un po' fa fico, un po' è bello, specie se riesco ad avere un panno decorato, e un po' è confortevole, un po' più delle piastre che sfregano una sull'altra. Inoltre non fanno questo rumoraccio infame tutte le volte che si muovono. Ecco, quali erano le difficoltà per costruire un oggetto del genere? Pensate 500 anni fa, anche 600. Innanzitutto dovevamo avere molto metallo, molto ferro a disposizione, e questa è una questione di soldi. Poi dovevamo avere un artigiano che lo sapesse fare, mi direte, bella forza, sì. E un'officina con gli strumenti per farlo. Per fare dell'acciaio ci vuole una forgia che vada a carbone. Sì, perché bisogna realizzare determinate temperature per ottenere un acciaio e non un ghisone e non un ferraccio. Quindi ci vuole tanto carbone, tanto calore e lavorare veramente in continuazione a quelle temperature. Poi bisogna saperlo fare, preparare l'acciaio, stenderlo, sagomarlo, prendere il soggetto a cui va addosso l'armatura, fargli tutti i pezzettini su misura. Eh sì, perché questa è roba su misura, sta mica a tutti. Queste sono le lunghezze relative degli arti di chi lo deve portare. Piegare, sagomare, dare la forma, montare tutto, smontare tutto, temprare il tutto e poi rimontarlo per benino e provarlo e riprovarlo. Insomma, era un gran lavoro. Era un lavoro di, oso dire, settimane, specie se si parla di decorazioni, vabbè, lì si fanno i mesi, se si parla di bobinature, se si parla di appunto imbottiture e quant'altro. Era un lavoro di settimane che costava tanto. Un'armatura completa da cavaliere, quindi con tanto di elmo, con tanto di guanti, con tanto di gambe e tutto quanto,
era un qualcosa che costava all'epoca l'equivalente di una casa o di un cavallo da guerra, che erano le tre cose che avevano più o meno un prezzo commensurabile fra di loro. Non per nulla, una volta che un guerriero, un cavaliere, riusciva ad avere la propria armatura, la teneva come un'icona, la manteneva continuamente, si occupava continuamente che non si deteriorasse, che non si ossidasse, controllava continuamente che le giunture funzionassero bene, che fossero ben unte, che non c'entrasse l'ossido e tutto qua. Spesso e volentieri, anzi solitamente, le armature erano brunite o dipinte per preservare appunto la lamina metallica dall'ossido. È un po' la stessa cosa che fa la tela interna per quanto riguarda appunto la protezione del ferro dal sudore corporeo e da insomma, ciò che può schizzare da dentro. Benissimo, e quindi abbiamo il nostro guscio protettivo. Questo spallaccino, questo è l'arnese d'abbraccio, ora non lo chiudo un po' perché non ho il modo di farlo, non ho da attaccarmi qui alla gorgiera, però vedete che tutto sommato funziona. Permette di fare tutti i movimenti. Lascio a scoperto chiaramente l'interno braccio perché è economico. Se ero un signore, mi facevo fare anche tutta una serie di lamelle qui all'interno del braccio che si articolavano una dentro l'altra in modo che anche stendendo e alzando il braccio non rimanessi scoperto in questo punto. Qui mi affido semplicemente alla protezione della cubitiera e della mia abilità. E veniamo al discorso della protezione. Io penso che una buona parte del mio pubblico venga dal gioco di ruolo, o quantomeno ci sia passato. E l'altra parte del pubblico, insieme non disgiunti, abbia visto film storici al cinema. Ecco, in queste situazioni avere un'armatura non è garanzia di salvezza, per niente. Al cinema vediamo continuamente delle bellissime truppe in armatura completa venire abbattute, trapassate, sbuzzate dai nostri attori, specie dai protagonisti o dagli avversari, quelli grossi, i villains. Mentre nel gioco di ruolo, per una questione di gioco, perché un gioco non può essere eccessivamente sbilanciato, un'armatura dà un fattore di protezione che comunque è soggetto ad un certo rischio proporzionale a cose. Ecco, nella realtà chi riusciva a mettersi addosso un oggetto del genere non era, diciamo, parzialmente protetto da. No, stava proprio tranquillo e sicuro. Certo, se se ne stava fermo immobile aspettando che quell'altro trovasse il tempo e l'occasione per scansare tutte le piastre e trovare la ciccia sotto, va bene. Però in una situazione di comune combattimento, tra uomini d'arme esperti, specie contro uomini d'arme non esperti, avere una corazza addosso voleva dire portare a casa la pelle. Perché questo acciaio qui, e ancora di più un acciaio serio, temprato, non è che si ammacca o viene prima o poi passato da un'arma. Questo acciaio qui rimane qua. All'epoca non c'erano armi, salvo roba particolarmente grossa, tipo le artiglierie, che avessero il potere di penetrazione tale da sfondare l'armatura a piastre. Non certo un colpo di spada, non certo un colpo di mazza, non certo una punta di lancia. Guardate quell'aggeggio lì, è un guscio di tartaruga. Lo stesso l'elmo, l'elmo da Fante è aperto davanti per offrire visuale, perché se non si vede quello che si sta facendo è un problema, ma per tutto il resto è completamente impervio agli attacchi. Sì, le martellate sull'elmo rintronano, certamente, ma le martellate sul cranio rompono la testa. Quindi meglio avere un elmo che non averlo. L'insidia più grossa da cui queste corazze nel 500 dovevano proteggere chi le portava erano i colpi d'archibugio. Colpi d'archibugio che comunque queste corazze sapevano fermare. A meno che non fossero tirati o da archibugi particolarmente grossi, ma allora si parla di spingarde, o da una distanza estremamente ravvicinata, sotto i 4-5 metri. Ecco, sotto i 4-5 metri il rischio che
l'armatura di un braccio che comunque non era così pesante come il pettorale, o il pettorale stesso potessero cedere di fronte alla penetrazione della palla incandescente, c'era. Ma sopra quella distanza effettivamente no. Le armature del pettorale spesso riportano le concavità, gli avvallamenti dove sono stati colpiti e raggiunti da palle d'archibugio, e spesso i costruttori sparavano con l'archibugio contro i pettorali che costruivano proprio per dimostrare, vendendo un'armatura che aveva già una tacca, una ammaccatura, che quell'armatura poteva reggere. Penso che, non ho prove sperimentali, ma che comunque anche l'armatura da braccio sopra una certa distanza potesse fermare tranquillamente una palla, anche perché gli archibugi dell'epoca non è che fossero né precisi né delle armi da fuoco meravigliose. La palla schizzava fuori dalla bocca da fuoco un po' a caso, non erano canne rigate. La polvere da sparo era molto meno potente di quella che viene usata oggi, anche se se ne usava tanta di polvere da sparo, perché si usavano tipo 5 grammi di polvere per una palla da 5 grammi, quindi tanta polvere rispetto al peso del proiettile, ma la polvere non era un granché. Il proiettile di per sé non era un'ogiva pensata per volare in una direzione e avere una testa perforante, era una palla di piombo o di ferro che si arroventava con la combustione della polvere da sparo, ma che perdeva anche quel calore molto velocemente viaggiando nell'aria. Non aveva un senso di rotazione suo per poter, ad esempio, scavare con una rotazione liquidale all'interno della piastra, ma andava un po' a casaccio, e se arrivava tiepida come arrivava sul pettorale si spatasciava, faceva la patacca, cioè proprio la medaglia. C'è chi dice addirittura che le patacche, le medaglie, fossero poi derivate dal fatto che in quest'epoca i combattenti potevano tornare gloriosi all'accampamento con appunto del metallo del nemico spiaccicato sul pettorale. E allora, perché no? Gli si mette delle medaglie che sono un po' la stessa cosa, la stessa scimmiottatura, però di metallo nobile, appiccicate sul petto. E quindi pensiamo, diciamo, c'è una buona ragione di pensare che un combattente armato con una corazzatura fatta bene non avesse molto da temere sul campo di battaglia, a meno che non smettesse attivamente di difendersi. E qui ci sono una serie di considerazioni che ne derivano. L'Italia del primo 500, dell'ultimo 400, è una terra di compagnie di ventura, di mercenari. Nel nostro immaginario, anche nel mio immaginario, finché non ho incominciato a studiare attivamente questo periodo, un mercenario è un, diciamo, un parvenu, è un qualcuno che non può fare altro che quello come mestiere. I mercenari che costano poco sono gente malinarnese, armata in qualche maniera, che pago per fare un lavoro sporco. Ecco, niente di tutto questo. I mercenari italiani sono una schiatta che deriva da una tradizione trecentesca. I primi mercenari sono i veterani francesi e inglesi della guerra dei cent'anni. Da lì è cominciata un po' questa idea di facciamoci pagare per fare la guerra. Ecco, in Italia il mercenariato, meglio l'avventura, la condotta mercenaria, diventa un mestiere non per chiunque sia troppo disperato da non avere altro, ma per professionisti. Bisognava investire risorse massive per formare un combattente, e quel combattente diventava un'azienda ben funzionante. Chi era il mercenario italiano del 500? Era figlio o di una famiglia blasonata, quindi di un cavalierato storico, ci sono migliaia, o di una famiglia abbiente della nascente borghesia dell'epoca. Firenze è, ad esempio, una città che da secoli, dal 200, vive di una classe media molto florida e con delle possibilità personali e familiari spesso superiori a quelle della classe nobile. Gli mancano blasoni. Però
appunto, avendo soldi, ci si può permettere i balocchi, o meglio, i ferri del mestiere, quindi l'armatura, il cavallo, la spada, che anche le armi costano, e ci si può permettere soprattutto il maestro d'arme. Sì, perché se una persona, un ragazzo, deve diventare, o gli voglio dare la possibilità di diventare un cavaliere o un cavaliere mercenario, lo mando a prendere lezioni di scherma, lo mando a prendere lezioni di combattimento e lo mando da maestro d'arme, come si mandavano in tanti. Non era una cosa stranissima, era una cosa piuttosto comune. Il maestro d'arme prende ragazzi, o meglio, prende ragazzini dagli 8 anni in su. Questo è un altro discorso, perché 8 anni? Perché è una società che vede la vita a cicli di 7 anni. Quindi dopo il settimo anno un bambino può essere iniziato ad un mestiere. Lo si manda a bottega, no? Si manda a fare il garzone. Perché sopra i 7? Probabilmente perché sotto i 7 la mortalità infantile era talmente elevata che non si investiva nei ragazzi, nei ragazzini. I bambini sotto i 7 anni potevano morire da un momento all'altro per malattie, incidenti, casi della vita. E quindi fino a quell'età, fino all'ottavo anno, non si investiva in loro e spesso non gli si dava nemmeno un nome definitivo, un nome da persona. Erano ragazzi, erano bambini e meglio non affezionarsi troppo, perché magari domani gli rimane morto di una febbre. Quindi a 8 anni queste persone, questi ragazzi, andavano a imparare la scherma, a imparare a combattere, prima con il bastone, poi giocando, e poi via via, sempre più raffinatamente, sempre più assorbivano il patrimonio dell'arte militare che i maestri d'arme erano pagati per trasmettere. Immaginate quindi, dopo il loro ciclo, quando arrivavano ai 15-16 anni, che cosa non erano in grado di fare. Erano dei ragazzi giovani, perfettamente addestrati, perfettamente in forma, allenati, perché questi non è che andavano lì due volte alla settimana a fare un'oretta di... Questi stavano tutti i giorni in sala d'arme, facevano 2 ore di lezione e poi si esercitavano, avevano i compiti, dovevano giocare fra di loro, combattendo con i bastoni, dovevano fare gli esercizi, dovevano fare tante cose, e questo tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, perché la domenica si va a messa e si fanno le pose. E quindi lo facevano già di lavoro, facevano gli apprendisti, ed era un apprendistato non produttivo, perché chiaramente non erano l'apprendista del vasaio, l'apprendista del pittore, che comunque aiutavano a produrre qualcosa, erano lì a imparare. E quindi la famiglia doveva pagare fior di soldi, fior di quattrini al maestro per insegnarli. Quindi tutti i giorni, tutte le settimane dovevano pagare. Mentre invece un garzone che veniva preso a bottega, era la bottega che pagava la famiglia per avere il garzone garantito per tutto l'anno, per più anni. Però a questo punto abbiamo dei giovani uomini, dai 15 anni in avanti, che sono equipaggiati dal loro patrimonio familiare, magari era una buona uscita del tipo: bene, io ti ho pagato il maestro d'armi, ti ho comprato l'armatura, ti ho comprato la spada e il cavallo, questo è il tuo capitale, adesso vai, levati di torno che ho altro a cui pensare. Era una buona uscita dalla famiglia, diciamo una startup non indifferente. Queste torme, perché non erano in 5, erano centinaia di rampolli della buona società italiana, che comunque avevano anche una decente cultura nella maggior parte dei casi, sapevano leggere e scrivere, leggevano poesia, leggevano i trattati antichi, leggevano insomma di medicina, di filosofia, sapevano dipingere, sapevano ballare, sapevano conversare, oltre che fare le cose della guerra. Ecco, queste torme di persone si riunivano sotto un capitano, nominavano o si affiliavano a un capitano già esistente nelle condotte mercenarie. Quindi formavano delle bande, formavano delle, noi oggi diremmo dei reparti, di 50, 30, 100, 200 uomini che facevano tutti capo ad un leader, ad un ufficiale, il quale andava a procurare il lavoro. E il lavoro era andare a combattere per conto di tizio, di caio, di una città o di un'altra per fare la guerra. Erano una macchina efficientissima.
non mi dilungo adesso su altri aspetti, perché voglio parlare di armature. Quindi questi reparti mercenari non sono raccoglitrici, sono reparti ben organizzati e ben equipaggiati, perché ciascuno in proprio si porta la propria armatura da casa, cioè quella è capitale sociale. E quindi, insomma, non erano esattamente carne da cannone, era gente che voleva, come dire, vedere i frutti del proprio investimento, sopravvivere alla battaglia e poi eventualmente fare un'altra. Quindi gli scontri, e questo ce lo raccontano diversi autori dell'epoca, nonché le cronache stesse, non erano particolarmente cruenti. Questo finché non arrivano le armate d'Oltralpe, le armate degli spagnoli e degli alamanni, dei tedeschi. Gli italiani fra di sé facevano una guerra virile, ma non una guerra sanguinaria. Si scontravano, si davano delle gran martellate, a volte risolvevano qualche disputa fra persone proprio all'interno del campo di battaglia, trovandosi, incontrandosi, dandosi in maniera un po' più decisa, ma fondamentalmente, e questo è buffo, lo dice Machiavelli, qualche volta c'era il ferito, ma raramente il morto. Proprio per dire che tra gli italiani non solo le armature funzionavano bene e non ci si faceva male, sì, il loro ferito non è il nostro ferito è quando uno c'ha una sbucciatura, il loro ferito è quando uno c'ha un braccio rotto, una gamba rotta. Ecco, quello era il loro ferito, uno che probabilmente la zoppia se la portava avanti tutta la vita. Il nostro ferito è uno con una goccia di sangue in testa. Ma non solo questo, avevano anche un enorme rispetto dell'investimento che loro stessi avevano fatto nell'arte della guerra, per cui, visto che potevano esibire tutta la perizia marziale combattendo, ma era difficilissimo ferire effettivamente un'altra persona dietro l'armatura, potevano farlo e a un certo punto concedere quartiere senza che nessuno fosse fatto realmente male. Questa è un po' anche la mia idea. Quando avevano a che fare invece con chi non aveva questo privilegio, il privilegio dell'acciaio sulla pelle, facevano delle stragi. Un po' perché quelli non hanno l'armatura ed è un po' peggio per loro, e un po' perché quelli che non sono veri combattenti, ma sono più paglia, sono milizie, hanno osato mettersi davanti ai veri mestieranti della guerra. E questo gli faceva stizzire un po'. Poi, e qui si va nella metà del Cinquecento, c'è una leva più ampia, perché si incomincia a parlare di leva, si incomincia a parlare non più di soli professionisti, ma anche di persone che hanno tutt'altra estrazione sociale, ma vengono assunti e addestrati all'interno delle compagnie mercenarie per fare il numero, per rimpolpare le fila a fronte di una guerra che sta diventando massiva. Eh sì, perché gli italiani all'inizio del Cinquecento avevano compagnie d'arme di 50 uomini. Si conoscevano tutti, erano amiconi, facevano la guerra in mille contro mille, mettendo insieme un po' di queste compagnie, ma alla fine era una faccenda così. Quando arrivano prima gli svizzeri, poi gli anzichenecchi, poi gli spagnoli, loro ragionano di reparti di 5.000 uomini. E quindi anche gli italiani prima si equalizzano in numeri più alti, poi vedono la necessità di avere un po' più di braccia. E quelle braccia in più però sono braccia povere, sono braccia di carbonai, di contadini, di boscaioli, braccia di rossa, e sono braccia ben vestite, e quindi qui si va in un altro tipo di economia in cui è il capitano d'arme, e lo stesso Giovanni delle Bande Nere se ne lamenta più volte, deve investire dei quattrini per comprare delle armature da mettere addosso ai suoi nuovi fanti, che sono fanti poveri e non ce l'hanno. Chiaramente questi fanti poveri non hanno nemmeno lo stesso incredibile addestramento dei mestieranti, che da quando hanno 8 anni vanno a imparare a tirare di scherma, però in mezzo a quell'ambiente lì vengono addestrati molto meglio di altri che invece vengono addestrati da chi della scherma italiana sapeva ben poco. E quindi veniamo a noi. Vi ho detto che queste corazze qui non sono per niente penetrabili, non con le armi e le tecnologie dell'epoca.
proteggono dalle spade, dalle picche, proteggono dai martelli, che chi se ne dica che vengono ammaccate, no, se l'acciaio temperato è buono, ti voglia ammartellarci sopra. Dovessi metterla a contrasto con qualcosa per deformarlo, insomma, non cedevano. E non vengono perforate nemmeno dalle artiglierie leggere, cioè dagli schioppi maneschi o dagli archibugi. Meno che non ci sparino un bruciapelo, e allora lì il rischio è grosso. Quindi, quando devo andare io a descrivere una scena di combattimento, a volte mi sono posto proprio questo problema. Ho un parametro, diciamo un parametro popolare, quello che popolare non nel senso di misero, nel senso che è ben conosciuto da tutti, che è quello della cinematografia, in cui le armature non servono a un tubo. Io ho visto troppi film in cui quella corazza viene trapassata da una punta. No, proprio, no, non esiste proprio. O un taglio che sbuzza, ma lo vedete? Ora è nero, ma è acciaio. Cioè, prendete qualunque coltello da cucina che avete in casa, lo mettete contro, cosa avete? Il cofano della macchina, vogliamo parlare di lamiraccio? Ecco, provate a fare così. No, non c'è verso, proprio non c'è verso. E quindi mi trovo in questa situazione. Il parametro del mio lettore, la sua esperienza mediatica della descrizione di un combattimento è quella del cinema. E quindi è un combattimento rischioso, in cui bisogna stare molto attenti, in cui ci si ferisce tanto, in cui anche chi vince comunque un po' di botte le piglia e sanguina da tante parti. Per contro, al cinema in tanti si pigliano delle gran ferite, ma non si fanno particolarmente male. Sì, perché il taglio sul braccio, no? Il taglio sul braccio è un problema grosso, perché taglia muscoli e tendini. Non è il graffettino che sbuccia la pelle. Cioè, un taglio deciso di un'arma affilata è invalidante. Ma al cinema non possiamo né tagliare arti così, né permettere troppo che il nostro eroe ne esca completamente illeso. Io metto un meraviglioso Bruce Willis nel suo primo film d'azione, che ne esce concio come un sacco da box e comunque si muove e mena fino all'ultimo fotogramma. Ecco, sì, no, boh, forse, insomma, certe ferite non è che ti permettono tanta autonomia. E io quindi ho dovuto scegliere, quando ho incominciato a scrivere, se attenermi a quel canone e quindi, diciamo, entrare dentro nel merito di una facile descrizione, facile pathos anche narrativo. Eh sì, perché l'eroe che passa attraverso la sofferenza, arriva a un fondo, invitto nonostante le mille ferite, fa figo. Oppure, come poi ho fatto, attenermi a quello che conoscevo e conosco, via via che studio conosco sempre di più, di come potesse essere effettivamente un combattimento all'epoca, guidando in quarta contro il muro delle possibili critiche da parte di un pubblico che spero si ingrandisca sempre di più, diventi sempre più ampio. Ecco, e ora sono qui, dopo avervi parlato brevemente di quelle, a dirvi perché io ho scelto di scrivere per quello che so io in maniera più realistica possibile. Descrivere il combattimento cercando di non essere eccessivamente tecnico, altrimenti avrei scritto un racconto soltanto per 100 persone, questo un po' di più, ma insomma, diciamo per chi ha studiato il periodo, la scherma e gli strumenti. Cercato di essere un po' meno tecnico di quello che volevo, di quello che desideravo essere, ma alla fine il risultato, l'esito del combattimento è quello. I nostri protagonisti con le loro belle armature si buttano nella mischia, fanno a pezzi un monte di gente, la fanno a pezzi brutalmente e ne escono illesi. Non è che ne escono vivi, ne escono illesi. Si pigliano qualche colpo sull'armatura. Sì, qualcuno butta sangue dalla testa perché le concussioni sull'elmo gli hanno lacerato il cuoio capelluto. Scusate, il cuoio capelluto. Sì, però non ci sono braccia rotte, non ci sono piedi spappolati, non ci sono arti amputati, non ci sono nemmeno ferite addominali o varie che al cinema vediamo in continuazione.
c'è qualche costola rotta o qualche costola inclinata, e quello è, diciamo, lo strumento più economico che ho per far ferire i nostri senza ucciderli. E questo, vi devo dire, secondo me è completamente coerente e realistico con quello che succede all'epoca. Quindi non è che io ho voluto fare del supereroismo mandando gli uomini delle bande nere così, a vincere a mani basse contro il nemico. Vincono a mani basse se guardiamo solo il risultato. Vincono impiegando fior di risorse, questo è vero, perché loro sono fior di risorse, sono uomini estremamente addestrati, uomini che non si buttano a combattere se non hanno un piano, se non hanno una situazione di vantaggio tattico da sfruttare, se sono alle strette e si difendono come belve e sanno difendersi con tutta la prudenza e la cautela possibile. Le armature funzionano bene, gli scudi funzionano benissimo, altra leggenda, ma ne parleremo un'altra volta. Le tattiche difensive funzionano se c'è disciplina, se gli uomini non si fanno prendere dal panico, se si proteggono l'un l'altro, ad esempio, come potete leggere nell'ultima parte dell'ultima impresa, gli uomini stanno lì, fanno un muro di scudi, fanno una piccola testuggine davanti ad un bastione e sopportano una superiorità numerica non esperta. E soprattutto stanno molto attenti, mantenendo l'iniziativa innanzitutto e mantenendo l'aggressività, a non farsi ferire dal nemico. Eh sì, perché è un risultato, ma è un impegno continuo. È quello che insegna la scherma italiana di questo periodo. Difendersi prima di cercare l'occasione di ferire il nemico. E vi dico ferire, non uccidere, perché basta ferire il nemico per renderlo inabile a combattere. E tutto questo pippone quindi per dirvi che nelle mie scritture, nei miei racconti, nei miei romanzi, troverete spesso situazioni eroiche in cui vi sembrerà che la prenda un po' troppo facile, in cui i nostri sì, faranno cose, però alla fine ne escono, ne usciranno ogni volta vivi. Non semino cadaveri sul campo di battaglia così facilmente. Ma questo non è tanto il mio desiderio di preservare i miei personaggi. Sì, c'è anche quello perché ogni volta che parlo di un personaggio mi vengono in mente altri 5 libri da scriverci sopra e quindi sarebbe meglio che sopravvivesse questo libro per fare gli altri 5, va bene. Però non è tanto quel desiderio lì, quanto proprio la scelta consapevole di affrontare la descrizione di un periodo in cui il combattimento aveva una forbice larghissima fra chi sapeva cosa doveva fare ed aveva gli strumenti idonei a farlo e chi invece no. Quindi ogni volta che c'è uno scontro impari, i nostri vincono a mani basse. Ogni volta che le cose si fanno difficili, qualcuno si fa male, di sicuro. E basta farsi male per essere sconfitti. E a volte, lo vedrete se volete leggere, specie l'assedio nella quale insomma, succedono queste cose, e a volte qualcuno si fa male ed è fuori combattimento, o ai margini del combattimento, può fare pochissimo proprio perché ha preso una ferita, e quella ferita è un rischio di morte, ma viene comunque tratto in salvo dalla vittoria della propria fazione. Eh sì, perché anche i nostri feriti, se vengono supportati dai compagni, i quali poi vincono il campo, possono venire medicati, possono venire assistiti e non diventano morti. I feriti invece di chi subisce la sconfitta rischiano tanto tanto di più. Un po' perché sul campo di battaglia ci si può permettere poco di lasciare un ferito che può ancora fare qualcosa. È meglio finirlo piuttosto che avere una coltellata da un tizio che sta rantolando a terra. E dall'altra perché alle volte è un nemico cattivo, un nemico brutto, un nemico al quale non viene concesso quartiere, non viene concessa tregua o pietà. E quindi insomma era meglio vincere i combattimenti. Quindi, tornando a noi, e questo è, ripeto, uno dei nostri primi video e c'ha tutte le imperfezioni possibili, tecniche
verbali, di tempi, di ritmi, magari è noiosissimo e voi state qui finora ascoltandomi proprio perché mi conoscete, mi volete fare sto favore. Tornando a noi, che cosa vi ho detto? Vi ho detto che queste funzionavano bene, ci voleva un monte di soldi per farle, un monte di tecnologie, quindi sapienza dietro, ferro, carbone, tutta un'altra serie di sostanze incredibili per temperarle, per riunirle e eventualmente tutta la sapienza per decorarle, dipingerle, mulinarle, fare l'intarsi, va bene. Se vado in battaglia mi basta che sia buona e protetta dalla ruggine, magari nera perché è più cattiva, fa più paura al nemico. Dovevano essere fatte su misura, costavano quindi un patrimonio. Le tre cose che costano altrettanto in quest'epoca: la corazza, la casa e il cavallo da guerra. La spada anche, ma costa un po' meno. Però proteggevano la pelle, la vita veramente. Sì, hai delle parti scoperte perché magari non è quella proprio da cavaliere che ci voleva ancora più quattrini per avere, però sono le parti scoperte che un buon combattente sa proteggersi semplicemente tenendole coperte. Salvano la vita dalle spade, dalle lance, dalle mazze e dalle fucilate. Non salvano la vita dalle cannonate. Non salvano la vita se ci sparano a bruciapelo. Quello no. E non salvano la vita se stiamo come degli stoccafissi fermi in mezzo al campo di battaglia, aspettando che qualcuno ci chieda gentilmente di aprire il braccio per darci una pugnalata dove non c'è l'acciaio. Insomma, ci vuole un po' di perizia. Quindi indossate e usate da persone che sapevano bene quello che stavano facendo, uomini del mestiere delle armi, ci portavano dei risultati a casa che erano: la mia pelle è salva e forse abbiamo anche vinto la battaglia. E se ho perso la battaglia, forse non mi sono fatto ammazzare lo stesso. E quindi tutto questo io cerco di descriverlo nelle mie scene di combattimento, nei miei romanzi, proprio per affrontare assieme al mio pubblico, assieme alla mia penna, questo tema del realismo nello spettacolo storico. Un qualcosa che al cinema, il cinema è il nostro media di ampissima diffusione ora come ora, è un qualcosa che al nostro cinema attuale viene effettivamente distorto e massacrato. Questi combattimenti erano fatti da persone in carne ed ossa che, se rimanevano ferite, erano sull'orlo della morte o dell'invalidità permanente, quindi non volevano farsi ferire. Se si facevano ferire più volte, perché succede, non erano in grado di finire un combattimento, o se lo facevano erano veramente delle persone disperate, mosse da una rabbia, mosse da un metabolismo ormai in preda all'adrenalina, e quindi sono casi estremamente rari che non voglio siano la norma nei miei racconti, e quindi nei miei racconti non troverete ogni volta l'eroe che arriva in fondo alla battaglia sconfiggendo un nemico dopo aver subito 1000 ferite. No. I nostri eroi vincono le battaglie perché sono bravi, hanno le armature che funzionano e portano a casa la pelle intatta. Quando non le hanno, hanno tanta paura di farsi male e cercano di essere più cruenti. Quindi io spero di avervi fatto venire quantomeno la curiosità di indagare in proprio su questo. Mi piacerebbe fare dei video in cui vediamo insieme degli spezzoni di film e li commentiamo su questo tema, ma occorre lavorare un attimino con i diritti d'autore e quelle cose lì, per cui ancora non parliamo di spezzoni di film, magari un domani, perché no? E poi penso che chi ha fatto un film d'azione non abbia piacere che gli venga detto che quel film d'azione, quella scena di film d'azione è non reale, irreale, surreale. Una boiata proprio, non credo che abbia un piacere. Però spero che vi venga voglia di leggere come descrivo io il combattimento e di come descrivo io l'uso di questi strumenti, di questi salvavita, di questi preservativoni d'acciaio nella pratica dei combattimenti del Cinquecento addosso ai nostri eroi delle pandemie. Detto questo, vi saluto, vi abbraccio, seguiteci veramente tanto perché il canale è giovane, sapete come si fa, seguite il canale. Se volete avere la noia delle notifiche ogni volta che buttiamo su un nuovo video,
c'è il tasto apposta. La cosa che veramente mi preme è che ci seguiate e veramente che abbiate la pazienza di ascoltarmi. E se non avete la pazienza vuol dire che sono noioso. E se sono noioso me lo dite e io cercherò di essere meno noioso. Cercheremo anche di avere una qualità migliore del filmato, una luce migliore, un suono migliore. Nel futuro faremo tutte queste belle cose. Vi abbraccio e al prossimo filmato su questo canale.